racconta questa esperienza. Sì, oggi arrivano i due primi partecipanti del Sun Trip. Ieri è arrivato a Hawaii il Solar Impulse di Bertrand Piccard e oggi in Milano questi straordinari bici solari. Tutti e due hanno fatto 7000 km in 25 giorni. È qualcosa di assolutamente straordinario. Possono andare veloce e 300-400 km per giorno. È più veloce che Nibali. Andando fino ad Antalya in Turchia. Sì, siamo partiti il 6 di giugno e poi il percorso sta a Bari, poi traghetto per Durres, poi un giro fino a Antalya e la Cappadocia. E poi siamo tutti rientrati a casa qui a Milano per l'arrivo. Ci puoi raccontare questa impresa con queste due, raccontare un po' queste due biciclette? Queste due biciclette solari sono le più belle della nostra gara e possono andare veramente veloce unicamente con l'energia del sole o anche con l'energia del gambe, ma questa energia solare ti permette di fare qualcosa di straordinario e di fare 300-400 km in un giorno senza usare benzina o elettricità. Il momento più difficile di questa impresa, anche con condizioni ambientali non facili? Penso che il più difficile per loro è in Cappadocia, perché non c'è sole, piove molto molto molto, e anche nei Balcani piove molto, e quando non c'è sole con questi bici solari diventa veramente difficile e devono pedalare molto molto, qualche giorno 15 ore di bici in un giorno, è qualcosa di duro.